Ciao a tutti, io sono Statib, benvenuti su questo canale. Oggi parleremo di 5 estensioni per Chrome, alcune delle quali utili per avere informazioni, altre per convertire e altre per la gestione di Chrome. La prima estensione che andiamo a vedere si chiama Grammarly. È un'estensione molto famosa e serve per fare una correzione di testi in inglese. C'è anche una versione a pagamento che credo che comprenda altre lingue. Comunque di base ha un funzionamento molto semplice. Una volta installata, se noi andiamo a scrivere un testo in inglese all'interno di una mail o di un form, fa una sottolineatura delle parole che non conosce, delle parole che ritiene errate, per cui in questo caso per esempio sottolinea ovviamente il nickname, dandoci la possibilità di cambiarlo con altre tre parole che lui ritiene possibili correzioni. Oltre alla possibilità di cambiare, ci dà questa, che è quella di aggiungere la parola al dizionario. Metti che, non so, usiamo delle parole particolarmente tecniche o slang che lui non conosce, possiamo inserirle nel suo dizionario oppure di ignorarlo. In questo caso, per esempio, ci sta dicendo che la parola non è corretta perché manca una P, per cui noi schiacciamo e lui va a fare la correzione. Notiamo che l'estensione è attiva anche attraverso la comparsa di questa icona. Una volta che noi abbiamo risolto tutti gli errori, l'icona ritorna ad essere verde, e per cui ci dà l'informazione che il testo che abbiamo scritto è per lui corretto. Possiamo anche spegnerlo attraverso questa piccolo pulsante, e lui ci chiederà se spegnerlo solamente per questa occasione o per sempre, per cui poi se noi facciamo la seconda dobbiamo poi ricordarci di attivarlo per un futuro utilizzo. La seconda estensione che andiamo a vedere si chiama UV Weather. È una specie di stazione meteorologica molto simpatica. Se noi andiamo a schiacciarli sopra, lui aprirà un pop-up con delle informazioni. È divisa in due parti questa specie di pop-up, di form, anzi non form, proprio un pop-up, con a sinistra le informazioni che è di temperatura, minime, massime, la localizzazione di dove è andato a estrapolare questi dati, il codice. In questo caso è un codice di avviamento postale, poi un'icona che rappresenta simpaticamente il tipo di meteo della giornata e un'immagine di sfondo a tema, sempre legato alle condizioni meteorologiche. Qui abbiamo vari tasti, tra cui le temperature della settimana, con altre informazioni minime, massime, eccetera, addirittura i raggi ultravioletti. Poi abbiamo l'history della giornata invece, cioè le ore e le variazioni di temperatura, di umidità, eccetera eccetera, una home e un solar time, cioè ti dice le fasi, per esempio di quante ore, a che ora spunta la luna, a che ora c'è il tramonto, eccetera eccetera. C'è anche addirittura il tempo di luce della giornata. Poi abbiamo dei setting che sono semplicemente delle impostazioni per rendere default le nostre variabili. Per esempio qui abbiamo la possibilità di dirle, invece di farmi vedere di default i gradi Kelvin, mi fai vedere quelli Fahrenheit, e lui va ad aggiornare in modo che la prossima volta che vado a premere il tasto non vedrò direttamente i gradi Fahrenheit. Abbiamo anche un'altra cosa molto simpatica, che è quella possibilità di cambiare il punto di origine, per cui se noi siamo per esempio vediamo qui
ma ci deve essere Modena, mettiamo Modena. Lui va a aggiornare le temperature in base a, alla città di campione, insomma, per esempio ci sta dicendo che c'è 19 gradi, il cielo è nuvoloso, le minime e le massime, se noi lo spostiamo a Zola Pedrosa, lui va a cambiare a Casalecchio, va a cambiare il punto di campionamento. Se noi andiamo, che ne so, in montagna, probabilmente cambierà le temperature e anche il cielo, vedete. Se noi andiamo in un altro posto ancora, lui cambierà di volta in volta, ecco. Possiamo inserire anche, per esempio, un codice zip, per cui mettere, che ne so, 40-122. Ecco qui, 40-122. Noi andiamo a Bologna, per cui a Bologna c'è questo tipo di temperatura. La testa di estensione che andiamo a vedere si chiama Currency Converter Pro. Se noi la andiamo a schiacciare, ci aprirà un pop-up contenente la funzione di conversione. Qui possiamo inserire per esempio la cifra che vogliamo convertire, che sarà in questo caso in euro, ma possiamo scegliere ovviamente la conversione da qualsiasi altra moneta internazionale verso un altro tipo di valuta, per cui non so, dollaro. Una volta che abbiamo scelto la nostra conversione, convertiamo e qui abbiamo una conversione in tempo reale di quello che è le due valute. Abbiamo alcune funzioni supplementari, una è estetica, è semplicemente lo switch tra visione notturna e visione diurna, e una configurazione. La configurazione ci chiede il tipo di lingua che andiamo a usare per la nostra interfaccia, i decimali, quanti metterne dopo la virgola, l'estensione aperta, cioè la possibilità di andare a cambiare gli shortcut per avviarla. Possiamo ovviamente usare anche questo comando Alt+V per richiamarla senza dover andare a schiacciare. Proviamo Alt+W. Eccola qua, si apre direttamente. E poi abbiamo la possibilità di aggiungere delle valute nuove in caso in cui, non so, ad esempio se aggiungiamo questa, ti dà un cambio direttamente con questa, così da mantenerli in memoria. Possiamo aggiungere varie monete nel caso in cui noi utilizziamo sempre le stesse. La cosa che va detta è che, come riportato nelle istruzioni e nella descrizione, il tasso di cambio viene regolato direttamente con l'API della BCE, per cui viene aggiornato alle 4 del pomeriggio, per cui dopo le 4 abbiamo l'ultima conversione disponibile, l'ultimo tasso di cambio disponibile. La quarta estensione che andiamo a vedere si chiama Unit Converter. È un convertitore di unità molto semplice, funziona semplicemente scegliendo il tipo di tipo di dato che andiamo a trattare, per cui temperature, massa, velocità e tutto quanto, e inserendo un valore nella prima casella possiamo scegliere quale tipo di temperature, per esempio in questo caso, andare a avere come origine e convertirla in un altro tipo di temperatura, tipo il Fahrenheit. La cosa simpatica è che c'è anche digital storage, che di solito manca in quasi tutti i convertitori, cioè la possibilità di inserire dei valori di unità di misura di massa, cioè quello che utilizziamo normalmente per i PC,
possiamo anche andare a vedere, non so, che la nostra linea da 20 megabit corrisponde in byte a 160, cioè esattamente 8 volte di più. Abbiamo delle opzioni che sono quelle di farci vedere di default le due temperature che noi andiamo a scegliere, oppure le altre unità di misura. Per esempio, se noi invece di volerlo fare iniziare con temperature, vogliamo fare non so, massa, noi applichiamo e lui di default ci dà massa. Questo è il tipo di personalizzazione, e ovviamente quanti decimali dopo la virgola. Una volta che abbiamo scelto e cambiato i nostri parametri, diamo save e siamo a posto. La quinta estensione che andiamo a vedere si chiama SpeedDial. SpeedDial è un'estensione che ci permette di installare un'interfaccia all'avvio di Google Chrome. Questa interfaccia è personalizzabile con un sacco di funzioni, però tutte molto intuitive, nel senso che abbiamo la possibilità di inserire qui dei riquadri, comunque dei grossi tasti, chiamiamolo così, che ci portano direttamente alla pagina web, esattamente come in qualsiasi altro bookmark, solamente che qui è molto più intuitivo. Se noi per esempio andiamo su Wikipedia, e vogliamo inserire questa pagina all'interno del nostro menu, facciamo tasto destro del mouse, add to bookmarks, e lui ci propone questo piccolo form da compilare. In realtà lo precompila, per cui ci inserisce già il numero, l'indirizzo web, e poi la possibilità di dargli un titolo che può essere, non so, diverso, Wikipedia, Wiki e basta, di andarlo a inserire all'interno di gruppi che abbiamo precedentemente compilato, e la possibilità di personalizzare ulteriormente il pulsante, chiamiamolo così, per cui aggiungere, abbiamo queste tre modalità, possiamo cambiarne il colore con le scritte, insomma un sacco di altre cose che potrebbero essere simpatiche, oppure di aggiungere addirittura come background un'immagine. Adesso non lo do perché ce l'ho già. Una volta dato, lui apparirà all'interno di uno di questi gruppi a tema, diciamo così. Di default abbiamo solo il main, cioè questo che è il primo che andiamo a vedere. Per aggiungere un gruppo, di fianco abbiamo questa piccola più, possiamo aggiungere quello che vogliamo e abbinarci addirittura un'icona, per cui quando poi andiamo a vedere, vedete che c'è un'immaginina, c'è un'icocina con il nome. Poi una volta che noi dobbiamo andare per esempio a vedere una categoria, sappiamo che se schiaccio YouTube si aprirà direttamente il sito di YouTube. Ok, la cosa simpatica è che è molto più intuitivo fare questo tipo di manovre per andare a cercare quello che ci interessa, piuttosto che andare qui a sfogliare, poi magari l'icona è uguale, non ti ricordi, non sai bene, insomma. Qui è molto disponibile, diciamo così. Le personalizzazioni sono semplici, questo è, partiamo dall'ultima, che è semplicemente salvare o importare tutti i tasti, tutte le impostazioni che abbiamo salvato in questo browser, su browser che non siano sul nostro PC, per cui possiamo passare a un amico oppure a colleghi di lavoro, eccetera eccetera. Background serve semplicemente per mettere in questa, al posto del grigio, un'immagine. Ovviamente questo è il grigio, questo codice colore. Dopodiché abbiamo quelle un po' più interessanti, diciamo così, il search bar, cioè possiamo disattivare o attivare questa barra, come possiamo cambiare l'engine che va, il motore di ricerca, diciamo così, di default che utilizza la barra, possiamo dirgli quante righe si compone la nostra griglia, diciamo così. Queste opzioni russe non so cosa sono, sinceramente.
possiamo dirgli di visualizzare o no la barra sopra con le linguette dei bookmark, di far vedere solo l'icona, l'icona col testo o solo il testo, e posizionare la barra o sopra o sotto, ovviamente. Questo resetta tutto, si salva e tutto qua. L'estensione risulta molto semplice ma molto utile, perché ci permette di avere un'organizzazione dei bookmark molto più intuitiva rispetto a quella classica del browser. Abbiamo visto 5 estensioni utili per una navigazione migliore in Chrome. Grazie per aver visto questo video e alla prossima.